Olimpio, edicola Amaranto, insomma anche voi siete una sorta di presidio del territorio, avete assistito a questo incidente? Sì, non proprio assistito visivamente, però ho sentito l'urto, ho sentito gli urli delle persone che erano coinvolte. Ecco, qui c'è una particolarità, c'è la fermata dell'autobus dove sono adesso fermi quei ragazzi e spesso e volentieri le auto sorpassano gli autobus. Senza cautela, sorpassano senza cautela, magari anche a alta velocità. Per voi è diciamo un déjà vu molto doloroso perché lei ha perso sua moglie proprio in questo punto della strada. Sì, infatti io ho perso mia moglie la settimana passata proprio in causa di un sorpasso azzardato a alta velocità. Quindi insomma l'appello in questo caso non lo so a chi lo vorreste eventualmente fare affinché questo tratto di strada diventi insomma meno pericoloso. L'appello va fatto alle istituzioni, al sindaco, agli uffici preposti al traffico, ai vigili urbani che non si fanno mai vedere, le forze dell'ordine qui vengono solo per prendere il caffè e poi rivanno via, ma non c'è un presidio, diciamo saltuario, non diciamo fisso, ma almeno saltuario non c'è. Ecco, nel caso di sua moglie, un incidente mortale, quindi ancora più grave, parlavo adesso anche con sua figlia, ovviamente poi ci sarà insomma tutta la fase delle indagini, del processo, come è normale che sia, però sembra che il guidatore tra l'altro non fosse né sotto effetto di alcol o di stupefacente, semplicemente dovuto proprio all'alta velocità. Esatto, no, lui non era al momento, perlomeno come ha fatto gli accertamenti, non fosse sotto alcun effetto. Solo l'alta velocità, solo l'imperizia, l'incapacità di poter andare al piano. No, e poi soprattutto... E essere prudenti, oltretutto. È vero che questo è l'ingresso, diciamo, a nord, insomma, così della città, è l'asse, uno degli assi più importanti, insomma, che porta verso la città, però è pieno centro abitato, cioè non è che siamo, voglio dire, in una zona in cui si può fare 100 all'ora e è tutto normale, insomma, no? Esatto, qui è centro abitato, molto abitato. Per la purtroppo anche molto trafficato, qui c'è la striscia continua, c'è diversi passaggi pedonali, la gente proprio se ne infischia di queste piccole elementari cose. Ecco, una possibile soluzione l'autovelox no secondo voi? È un'idea che non so se potrà essere presa in causa, anche perché non so per i costi, per quello che è. Però proporre di mettere un paio di telecamere, una davanti e una di dietro alla corriera, per vedere chi fa le infrazioni e magari dopo intervenire anche su punti per la patente, per varie cose, insomma, perché se ne vede tanti che fanno questi lavori. Purtroppo parecchie fermate sono vicino ai passaggi pedonali e c'è il rischio che i pedoni vengano travolti. È una giungla, insomma, ma non solo qui, è un po' in tutto Arezzo. Senta, poi ora al di là di questo problema proprio di sicurezza stradale, voi chiedete maggiore attenzione da parte dell'amministrazione proprio per questa zona della città? Perché è proprio una strada che è tutta dritta così, purtroppo la gente tende a correre. Si vede le moto d'estate che partono dal semaforo, qui non fai tempo a alzare la testa, sono già passate, sono arrivate laggiù. A rischio anche per loro, per la loro incolumità, cioè se passa una macchina ti tira sotto, ma dove ti porta? Cioè, un attimino cominciare a capire che quando si va per la strada siamo, è come essere in una comunità, le regole vanno rispettate.